Ma io penso che quando la nostra squadra ha voluto giocarsi alla partita, si è vista che noi non eravamo inferiori sicuramente alla Vispesaro, perché il nostro portiere non ha fatto nessuna parata, a prescindere dal rigore che parsi che c'era o non c'era, però alla fine credo che noi l'abbiamo meritata. In mezzo al campo la partita e ci ha portato a 42 punti che sono tanti. Se andiamo a vedere gli altri gironi e se andiamo a vedere l'anno con cui fu il primo anno dopo quella famosa storia dove noi facemmo 42 punti con Vivarini ed erano tanti perché mi sa che a 50, 56, 58 si arriva tra le prime, insomma. E fin quando non si ha la matematica, io ci credo. Poi può essere che le perdiamo tutti e due, ma può essere pure che le vinciamo tutti e due. Sì, perché se le vinciamo tutti e due noi facciamo i playoff. Se noi restiamo in questa posizione e il Monza vince la Coppa, noi siamo nei playoff. Per quale motivo non ci devo credere? Cioè, fino adesso abbiamo sofferto come i cani, oggi non ci dobbiamo credere. Noi ci crediamo e ci crediamo molto. Penso che nel calcio ci vuole una cosa sola, ci vogliono le vittorie. Le vittorie portano serenità all'ambiente, portano entusiasmo alla società, entusiasmo ai giocatori, entusiasmo a tutti quanti. Al commerciale, a tutto, perché le vittorie aiutano, il calcio è così, però qui ci vuole rispetto perché ognuno rappresenta una cosa e un ruolo. C'è, il tifoso che rappresenta, quel ruolo e noi li ringraziamo perché, ci danno una mano fuori casa, ci stanno vicino nei momenti negativi, ma poi quando si continua ad oltranza con certi gesti, penso, offensivi, non verso Luciano Campitelli o questa società, ma verso il Teramo stesso. Quindi, io credo che il futuro del Teramo, a prescindere da chi lo comanda, chi lo gestisce, qualsiasi cosa si fa per Teramo, non, perché il presidente passa, le società passano, ma Teramo resta e quindi noi, se Teramo resta, dobbiamo sempre, per chi è al comando di qualsiasi società, di avere il massimo rispetto che tutti i tifosi devono avere, come noi dirigenti abbiamo verso tutti quanti i tifosi. Sulla guida tecnica il giudizio è più che positivo, perché? Perché credo che il mister ci ha salvato. Quindi il mister ha dato tutti i meriti e anche i meriti di aver scelto quei giocatori che poi ci hanno portato alla salvezza. Perché io credo, e l'ho detto a tanti, che se il Teramo continuava con quella rosa che noi avevamo costruito all'inizio, noi oggi credo che eravamo già spacciati. Perché se andiamo a vedere quanti punti hanno fatto quelli sotto, noi ci rendiamo conto che ne sono stati tantissimi e forse più della media promozione che è successo in giro d'andata per i primi posti della classifica, perché vai a vedere il punteggio nostro dei punti fatti, quando ne abbiamo fatto 6 in più rispetto al giro di andata, 6-7. Scusami, più c'è due partite ancora, quindi io credo che l'anno scorso non ci salvammo a 35, quest'anno siamo a 42, più abbiamo due partite, quindi se non eravamo una squadra forte, credo che oggi il livello è salito di molto e quindi in questo girone, perché negli altri gironi poi sono successe altre problematiche, però in questo girone credo che abbiamo fatto molto bene e credo che il mister abbia avuto
grandissimi meriti, perché ci ha portato alla salvezza con due punti, con due giornate di anticipo, quindi sicuramente bravo a lui, bravi a tutti in società, perché penso che tutti quanti in un modo o in un altro hanno dato il massimo, e bravi anche i calciatori che si sono messi a disposizione, sono stati dei professionisti seri sia negli allenamenti che durante la settimana.